Ore 21, buonasera. Sono tanti anni che entriamo nelle vostre case. In questi studi si sono alternati tanti ospiti, vi abbiamo raccontato tante belle pagine del calcio pescarese. Siamo tornati indietro di quasi 15 anni, perché nel 2006-2007 ci fu l'ultima retrocessione del Pescara in Serie C con Paterna presidente. Ed ora stiamo rivivendo le stesse sensazioni, brutte sensazioni, perché da questi studi sono uscite emozioni, grazie agli ospiti che hanno reso prestigiosa la maglia bianco-azzurra. Nello sport si può anche subire delle sconfitte perché sei inferiore tecnicamente, perché non ce la fai, oppure per altri motivi, ma se perdi senza dignità non ci sono altri argomenti. Ecco, la dignità di uscire sconfitto dal campo, quella dignità che non stanno evidenziando i giocatori che rappresentano questa maglia. Un campionato che non è ancora finito, mancano 8 giornate. Il Pescara potrebbe, usiamo il condizionale, tornare in Serie C perché la matematica ancora non condanna la formazione adriatica, però si è creato un malessere. Questa squadra da 2 anni, con tante motivazioni, viaggia nei bassi fondi della classifica. Lo scorso anno, tutti lo sappiamo, è retrocessa sul campo e si è salvata poi nello spareggio, ma la lezione non è servita. Non è servita a chi ha allestito questa squadra, non è servita agli allenatori, non è servita ai giocatori. C'è questo comune denominatore che i perdenti, mi riferisco a qualche giocatore, sono rimasti in seno a questo gruppo e ne stanno determinando le sorti. Sì, facciamo anche nomi e cognomi, perché è vero che sono passati 6 allenatori negli ultimi 2 anni su quella panchina, è vero che la società, dalla proprietà ai direttori, non ci ha presentato un progetto tecnico, però ci sono giocatori che indossano la maglia bianco-azzurra e determinano i risultati, non solo quelli sportivi, ma i risultati di uno spogliatoio spaccato. Mi riferisco ai vari Fiorillo, Memusciai, Galano, Scognamiglio. Sono loro che avrebbero dovuto portare per mano i nuovi compagni, i più giovani, e invece ne stanno condizionando tutto il rendimento. Cosa vuol dire tutto questo? Non è che la responsabilità è soltanto di questi 4 atleti. È un po' il gruppo che è stato minato dalla personalità che dovrebbe essere spiccata e invece è soltanto deleteria di questi elementi che si considerano senatori, i capetti di uno spogliatoio che ha condizionato anche Grassadonia, perché fino a 2 settimane fa questo allenatore sembrava essere il più lucido dei tre che si sono alternati sulla panchina del Pescara. Ed invece, quando sono rientrati questi fenomeni, fra virgolette, è crollato anche il lavoro di Grassadonia, che non fa giocare Machin, che impiega sempre Memusciai, Galano, il Fiorillo di turno che in campo dimostra il suo valore, ma nello spogliatoio dimostra tutt'altro, e allora vengono a galla tanti problemi. Come ne usciremo? Sicuramente facendo piazza pulita, perché questi elementi non potranno restare ovviamente in riva all'Adriatico, dovranno lasciare la nostra città, non lasceranno un buon ricordo e ricominceremo da capo perché in passato il Pescara è anche retrocesso in Serie C. Non ci fa paura tutto questo, ci fa paura invece vedere questa maglia rappresentata da elementi che non hanno più nulla da dire. Quindi piazza pulita e tutti a casa. Questo è il nostro slogan. Saluto Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ci dai le notizie della giornata? Ciao Enrico, buonasera. Beh, per quanto riguarda la giornata, partiamo da una persona molto legata a Pescara, Fabio Grosso, che a breve sarà il nuovo allenatore del Frosinone. C'è infatti un cambio in panchina. Oggi il presidente Stirpe ha annunciato l'esonero di Alessandro Nesta. Manca solo l'ufficialità. Fabio Grosso ha sorpassato Giampiero Ventura e sarà il nuovo allenatore del
Frosinone. Oggi peraltro il Pescara è tornato ad allenarsi, lo ha fatto senza i nazionali perché c'è Bellanova con la Under 21, c'è Memusciai con l'Albania, c'è Macin con la Guinea Equatoriale, per due di loro tre impegni, per uno di loro Macin due impegni con le rispettive nazionali, rientreranno tutti la prossima settimana in prossimità del match del 2 di aprile contro il Pisa. Queste per ora le notizie. Aggiungiamo che oggi a Jens Odgaard, che ha saltato la gara di Vicenza, ha sostenuto degli esami strumentali per valutare l'entità del suo infortunio. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. A te. Saluto intanto Maurizio Daguì in regia e vado a salutare i primi ospiti di questa puntata. In piattaforma ci sono il collega Antonio De Leonardis, buonasera a Totò. Al suo fianco abbiamo il nostro opinionista Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. In basso potete vederli il collega Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. E ritrovo con piacere lo psicologo, il dottor Pietro Literio, buonasera Pietro, ben rivisto. Grazie, buonasera a tutti. Pietro, posso iniziare subito con te? Certo, sono qua. Ti chiedo, abbiamo fatto un'apertura un po' diversa perché forse il momento richiede anche un qualcosa di anomalo. Che aggettivo puoi usare per questo momento del calcio pescarese? Ma da tifoso, ma anche da... l'ha detto un po' ai lavori, mi viene da utilizzare il momento triste. Io l'immagine che ho del Pescara adesso è quella l'immagine di una candela che si sta pian piano spegnendo. È un'immagine molto triste, la tua analisi che appena hai fatto, l'ho seguita, è un'analisi dura, forte, che in gran parte condivido. Chiaramente ci mancano degli elementi interni, delle informazioni interne per valutare nel complesso la situazione, però è questa un po' l'analisi. Ecco. È normale che ci sono tanti altri motivi per cui si è arrivati a questa situazione, sì, senza assolvere nessuno, perché ovviamente le responsabilità sono di tutti, a partire dal vertice societario per arrivare all'ultimo elemento della cordata bianco-azzurra. Volevi aggiungere, Pietro? Sì, che forse l'unico aspetto che posso trovarci, diciamo tra virgolette, di meno negativo, di positivo, che abbiamo avuto finora tutto il tempo per, come dire, abituarci alla possibile Serie C. Quindi mentre l'anno scorso è stato più un fulmine, un rischio, come dire, e quindi un fulmine a ciel sereno, quest'anno, come dire, l'andamento ci ha preparati in largo anticipo e ci stiamo pian piano abituando all'idea della Serie C. È una magra consolazione, ma sicuramente da una parte ci può aiutare questo. È normale che non si vuole recitare il De Profundis in anticipo, guardare in faccia la realtà, perché è vero che la classifica ci aspetta ancora, ma è anche vero che questa squadra non presenta più un segnale di vitalità. Perché per ora sembra di sì. Se avessimo visto contro l'Ascoli a Vicenza una squadra in grado di reagire, allora staremmo ancora qui a crederci. Ci dovranno credere loro, ci dovranno far ricredere loro eventualmente in queste 8 giornate. Totò, da dove vuoi ripartire? Hai detto già parecchio, voglio dire, dove dobbiamo partire? Purtroppo, Enrico, dovevamo partire dall'estate scorsa, quando queste cose ce le dicevamo tra di noi, quando queste cose le disse per primo Massimo Oddo alla società, cioè quando c'era la necessità di rifondare questa squadra completamente. Purtroppo l'errore nasce lì, cioè dalla mancata decisione dopo quel campionato assurdo che era stato vissuto l'anno prima da Zauri in poi, con quella salvezza strappata grazie a un rigore sbagliato, all'ultimo rigore sbagliato da Perugia. Totò, posso dirti una cosa? Sì, perché tanto questi discorsi, come dici tu, li abbiamo sempre fatti. Come mai Grassadonia ha cambiato un po' il suo modo di pensare? Perché questo allenatore ci stava convincendo sul suo buon lavoro, poi è tornato ad affidarsi ai vecchi, ha cambiato un po' il suo pensiero, o è soltanto una casualità che con il ritorno in campo di Galano e Memusciai la squadra non è più esistita?
Ma no, sicuramente no, non è una casualità. Il problema è che anche lui è caduto nell'errore che ha fatto anche Breda al momento in cui si è spaldata la squadra, voglio dire. Quindi questa è entrato in frullatore di... pure lui? Secondo me sì, nel senso che è bastata quella sconfitta rimediata. Io pensavo che la scelta che diciamo tutti, quella di dare più qualità a questa squadra, che non poteva bastare un tiro a partita, è il ragionamento che lui aveva fatto. Che anche nella partita, insomma, quella persa giocando in 10, mantenendo quell'assetto sempre abbastanza propositivo, offensivo, è riuscito alla fine, ha perso la partita all'ultimo assalto, voglio dire. Subito dopo ha fatto marcia indietro, riprendendo i senatori. Già lì ci ha provato con. Rilanciando Valdifiori, che non c'entrava niente con questa squadra. Il problema è questa è una squadra eternamente incompiuta che alla lunga, tra l'altro schierando appunto 37 giocatori, ragazzi, mica uno, non è riuscita a essere squadra. E da lì nasce anche la debolezza proprio di testa, mentale, il fatto così che non lottano. Ma certo che io non ho visto mai una squadra che poi arriva fino in fondo a toccare il fondo, che abbia saputo lottare. Ti parlo, voglio dire, per la mia esperienza da 50 anni fa e oltre, cioè dalla sconfitta di Trani, dove Pescara riuscì a retrocedere. Poi Totò avremo modo anche di fare dei passi indietro nel passato per rivivere certe situazioni negative. Io dico che quando una squadra arriva a questi livelli vuol dire che non c'è squadra, ed è quello che abbiamo visto. Enrico, se noi salviamo 4-5 partite delle tre gestioni, sono è grasso che cola, e questo è il problema vero. Non è stata mai una squadra. Riccardo, posso chiederti perché Grassadonia non ha avuto più il coraggio di giocarsela? Guarda, è una domanda veramente complicata a rispondere, perché in tanti anni non ho mai visto giocare una partita fondamentale con questa poca voglia di giocarla, e quindi io non so quanto sia Grassadonia il colpevole o quanto il colpevole sia quella vecchia guardia, come dici, come l'hai definita tu, mi trovi d'accordo, che ha abbandonato, dove lui ci credeva, dove ha abbandonato la nave che sta affondando. Però io, Totò prima ha detto partiamo da 8, io partirei ancora da prima, perché il Pescara Anatolia l'aveva trovato, che era Luciano Zauri, che aveva partito molto bene, facendo molto bene, ed è stato mandato via dallo stesso spogliatoio che oggi, a distanza di 2 anni, siamo qua a dire che devono andare via. Probabilmente, se c'era più coraggio allora, tenevamo Luciano Zauri, andavamo avanti con quella linea, probabilmente non eravamo oggi a parlare di questa, ormai di questa, come ti posso definire, di questa Serie C che la vediamo sempre più vicina. Ecco, però se tutti ricordate, quando finì il mercato di gennaio, il presidente Sebastiani disse a mercato chiuso, adesso devono giocare solo quelli che si sentono in grado di lottare, chi non se la sente può essere messo da parte. In pratica Grassadonia poteva avere la possibilità di scegliere chi essere al suo fianco o no. Quindi... Però Grassadonia ha risposto a questa domanda in conferenza stampa dicendo che in allenamento la squadra non si comporta come si comporta in campo, durante la partita, e quindi probabilmente in allenamento hanno fatto gli amici e poi alla fine qualcosa è successo e non hanno lottato come dovevano. Non so. Però se avete seguito ieri sera a Sky Calcio Show Massimiliano Allegri, per il ruolo di allenatore ha detto proprio questo: c'è l'allenatore dal lunedì al sabato, l'allenatore della partita. Evidentemente anche nel caso della Pescara ci sono dei lavori differenti, quello che svolgi durante la settimana, dove il giocatore ti dà, poi devi capire chi la domenica invece ti può essere utile, ed è anche un limite ovviamente di Grassadonia in questo senso. Attenzione, non vogliamo questa sera dare eccessive responsabilità a Grassadonia, parliamo di lui perché è attualmente il tecnico che va in panchina, ma è l'ultimo ad avere le responsabilità su questa situazione. E quindi vorrei chiedere anche a Literio
che il tecnico arrivato da 5-6 settimane non ha potuto evitare o non è riuscito ad evitare di entrare, usiamo sempre questo termine, nel frullatore che ha bruciato Breda, che ha bruciato Oddo, Le Grottaglie, Sottil e Zauri per primo. Pietro. Ah, Enrico, veramente sembrava che lui riuscisse a uscire un po' da questi schemi, perché ha riesumato Capone, ha riesumato vari giocatori e ha fatto parecchio turnover, no? E poi infine ha cambiato pure i moduli, dal 3-5-2 è passato pure al 4-3-3, se non sbaglio, nelle ultime partite, al 4-3-2-1. È questo che a me sorprende, no? Soprattutto tutti questi cambi, tutte queste rotazioni, tutto questo turnover, l'assenza, come dici anche tu, di un ritiro non punitivo ma costruttivo, un silenzio stampa, tutte strategie che aiutano in questo momento. E poi l'altra cosa che io sinceramente non riesco a spiegarmi, ma nessuno chiede a Grassadonia, come mai non riadotta il duo delle meraviglie, io lo chiamo, perché a me piaceva molto, Macin Galan. Era un duetto che con l'ultima volta che hanno giocato a Pordenone ci hanno fatto vincere 0-2, che c'era anche Le Grottaglie, e lì si è rotto il giocattolo. Ma Macin e Galano, come due, giocavano benissimo con un attaccante poi più avanti che finalizzava. E hanno segnato parecchio anche insieme, se non ricordo male. Quindi quel duo non capisco perché non è stato mai riprodotto o provato finora. Erano però meccanismi diversi, perché era un Macin diverso, era un Galano diverso, quindi probabilmente sono situazioni diverse. E poi guardando al futuro c'è anche un'ulteriore difficoltà, che questi giocatori, i senatori, hanno contratti pluriennali. Se pensano di poter restare a Pescara anche in Serie C, vuol dire che sono fuori dal mondo. Comunque, siccome in apertura ho detto che stiamo rivivendo una esperienza vissuta in passato, nel 2006-2007, ecco che coinvolgiamo un personaggio di quei tempi, che ovviamente non ha responsabilità per quanto è avvenuto, ma perché in quel periodo lui entrava a far parte del calcio pescarese. Mi dicono tecnicamente però che deve correggere l'inquadratura, e adesso lo presenteremo, perché è stato a Pescara, ora occupa un altro ruolo, quindi prima di sentirlo vorrei tornare un attimo da Totò De Leonardis, perché chiedo anche a lui. Totò, ma questo frullatore veramente ha bruciato tutti, oppure ci sono anche altre responsabilità? Ma guarda, secondo me la responsabilità principale è chi ha allestito questo organico. Le cose nascono tutte da lì. Non esiste che ci sia una squadra che abbia 37 giocatori, utilizzato 37 giocatori. È una cosa fuori dal mondo. E proprio poi il problema è, io credo, dopo la partenza di Oddo, i problemi sono stati soprattutto degli allenatori e ovviamente dei giocatori. Io una cosa che ho ripetuto più volte, anche 2 o 3 mesi fa, che in situazioni di questo genere l'allenatore deve restringere l'organico, deve puntare su una squadra, per fare una squadra, ed è questo che non è mai successo né con Breda né con Grassadonia, e questo mi dispiace, perché anch'io mi ero illuso come te, Enrico, che ci potesse essere proprio questa mano, questo coraggio di cambiare, perché Pescara in quel momento stava veramente venendo su, insomma, almeno questa era l'impressione, che bastava solo dargli più coraggio, quindi più qualità, più coraggio per fare questo sprint finale. Invece c'è stata una marcia indietro incredibile, per cui cioè, con una squadra formata in questo modo la squadra non c'è mai stata, manca questo spirito. Sì, la storia del lottare o non lottare credo che sia un fatto che deriva proprio dal problema che non c'è squadra. Io ti ripeto, ti stavo facendo degli esempi. La prima volta che ho visto una situazione di questo tipo è stata nel 72, ed era la famosa partita di Trani-Pescara, l'ultima partita che serviva per una squadra che aveva combinato tutti i colori, che comunque aveva questa occasione, l'ultima, per andare per evitare la quarta serie. Andò a Trani contro una squadra che fece giocare addirittura le riserve, perse 4-1.
perché non era squadra. E quindi è da allora. E poi questo è un film che abbiamo visto, poi l'abbiamo visto nell'82, quella famosa, quella degli anni di Tiddia e Malatrasi, l'abbiamo rivista nel 2001, l'abbiamo rivista nel 2007, cioè tutte squadre che a partire sulla famosa carta erano tutte squadre che all'inizio del campionato dovevano addirittura lottare per vincere, invece hanno fatto la fine di questo tipo, perché le squadre non si vedono, come ha detto giustamente Max Allegri ieri sera, e cioè il problema sono i giocatori, il modo non è una questione né di modulo, né, il problema è la capacità di gestire questo gruppo e di un gruppo e di portarlo avanti. Poi ci possono essere fuori classe, ci possono essere giocatori normali, ma se non hai squadre, un gioco collettivo di un non vai da nessuna parte, cioè sei destinato a fallire. Francesco, ecco, finora non ti ho coinvolto. Quanto potere dunque hanno questi calciatori che riescono a bruciare allenatori, che ottengono contratti pluriennali, che hanno rapporti anche con la società, quindi si sentono tutelati e pensano forse anche di restare a vita a Pescara, quando invece a giugno dovranno tutti fare le valigie? Beh, Enrico, molto velocemente, si potrebbe parlare fino a domani mattina tutti quanti insieme, il potere gli è stato dato, gli è stato concesso e purtroppo riconosciuto non una sola volta, più volte, quindi se i giocatori sono colpevoli come giustamente dicevi tu, tutti gli altri che hanno vissuto e vivono all'interno della società, e per società intendo il presidente, i dirigenti, i direttori, la squadra, tutto ciò che fa parte del Pescara Calcio. La mia domanda però, la mia è una riflessione domanda, ma chiedo scusa, se questo frullatore, chiamiamolo così, Zauli, per questi del frullatore, Zauli non andava bene, con le grottaglie non hanno reso, con Sottil qualche piccolo segnale di vita e infatti arrivammo a fare i play-out, però sul campo eravamo retrocessi, per quello ho detto qualche piccolo segnale di vita. Sì. Quest'anno Oddo non va bene, Breda non va bene, Grassadonia non va bene, ma qual è lo scopo di questi giocatori? Perché io credo che uno, quando si comporta in un determinato modo, giocatore o non giocatore che sia, nel suo settore di vita quotidiana e di vita lavorativa, se si comporta in un determinato modo, un tantinello strano, chiamiamolo così, un motivo ci deve essere, ha uno scopo, ha un traguardo da raggiungere, perché non può essere che questi giocatori, ma non c'è io la a quei quattro che ho nominato all'inizio, aggiungerei... Ascoltami, non c'è volontarietà, ci mancherebbe, mica preferiscono... Ma lo fanno involontariamente. Involontariamente, quando non appoggi giovani, quando non appoggi giovani, quando fai di tutto per mettere all'angolo elementi anche quotati, in questo caso il Macin di turno, il Fernandez di turno, che vengono accantonati agli occhi dell'allenatore, ecco la complicità negativa dell'allenatore messo nel frullatore. È un discorso abbastanza complesso, ma quando non portano per mano i nuovi acquisti, non con De Sena, perché De Sena ovviamente dopo 300 partite in Serie A si mette nel taschino Memuscei e compagni e lo dimostra sul campo, però quando creano un terreno non fertile, tutti scivolano. Enrico, molto velocemente, stavo pensando, mentre parlavi, adesso hai nominato Memuscei, ma che Memuscei, almeno per quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, quest'anno complice anche il Covid. Noi ci riferiamo agli ultimi due anni, perché Memuscei... Lui e anche molti altri giocatori anziani, che sono avviati verso la fine della carriera, il tramonto, ma se ce ne accorgiamo noi... Il presidente e gli altri della società se ne accorgono pure, e quindi mi viene da pensare che c'è qualche altro motivo, non so quale. Non lo sa nessuno. Francesco, cioè, allora avevamo annunciato l'entrata di un ospite, c'è ancora qualche problema, ma eccolo inquadrato da Lugano, l'ex presidente del Pescara Angelo Renzetti, attuale patron del Lugano Calcio. Buonasera Renzetti, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera. Allora, abbiamo fatto un'apertura in riferimento a quanto accadde nel 2006-2007, quando Renzetti rilevò il Pescara da Paterna in quella stagione. Lui fece l'esordio da presidente il 13 gennaio 2007, ho ancora vivo il ricordo
di quella vittoria sul Genoa e Renzetti che va sotto la curva nord con la sciarpa, ricorda Renzetti quella bella giornata, la 19ª giornata, e il Pescara inanellò anche qualche vittoria, era l'anno di Ballardini, Ammazzalorso e De Rosa. Ma cosa non andava in quella squadra che poi è retrocessa in Serie C? Renzetti ci sente? Io ho fatto un'opzione all'epoca, mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, ho fatto un'opzione per acquistare le quote, si era partiti bene, poi è successo quello che è successo. Comunque per arrivare al sogno, credo che non è paragonabile questa situazione. No, non abbiamo la connessione buona con Renzetti e non lo sentiamo. Adesso anche il video è andato via. No, vediamo, no, adesso ci sono. Ok, adesso la sentiamo. No, stavo dicendo che non è paragonabile a quella situazione questa. No, no, non è paragonabile, solo il risultato finale può essere paragonabile. Sì, però diciamo qui c'è una società che ha una storia, che comunque ha fatto 10-11 anni di presidenza più di Sebastiani, che ci sono stati anche dei risultati. Purtroppo quest'anno è andata male, però è un anno un po' funesto, perché tra Covid e tra tutto non è stato semplice. Sì, l'analogia era solo per il risultato finale, perché è vero che quella società era completamente diversa. Lei rilevò il club da Paterna, ripeto, entrò a gennaio, quando ormai le cose già non andavano per il verso giusto. No, ci sono delle analogie soltanto perché ci furono tre allenatori e si retrocesse in Serie C. Era così difficile ricaricare anche le pile psicologiche di quella squadra, Renzetti? Ma i dettagli sono tanti da mettere assieme, non è così facile. Non è facile, purtroppo seguo il Pescara perché è chiaro che al di là di tutto non c'è qualità nella squadra, al di là dei sincronismi che mancano, e poi si è sbagliato molto in questo mercato di gennaio, che si poteva. Ma così non possiamo andare avanti. Poi gli acquisti che non erano, diciamo, pertinenti a quello che la squadra aveva bisogno. Renzetti, senta, lei conosce anche qualche giocatore del Pescara attuale, perché l'ha avuto a Lugano. Mi riferisco a Odegaard, che è stato l'ultimo acquisto, è stato a Lugano, ha disputato poche partite, poi ha avuto anche Machado e Machin. Come mai poi a Lugano non hanno reso al meglio? Mi riferisco a Odegaard, qui a Pescara ha fatto qualcosa di più. Noi a Lugano l'abbiamo avuto per 6 partite, pensavamo di aver acquistato un goleador, invece è un ragazzo che ha delle belle possibilità, comunque non è un goleador, non è una prima punta specifica. Quindi nel momento che ci siamo accorti, prima che finisse il mercato invernale, l'abbiamo lasciato andare dopo 6 partite. Questo è un po' il percorso di Odegaard a Lugano. Mentre il percorso di Machin a Lugano, anche lì è stato una stagione prima che andasse al Brescia, ma giocava poco, perché è un ragazzo che ha delle qualità ma è un po' indolente, specialmente nel campionato svizzero dove si gioca molto fisicamente, è difficile un giocatore come lui che riesce a far breccia, ecco, quindi ha fatto fatica. Poi abbiamo avuto anche Masciangelo, però Masciangelo ha fatto mezza stagione, anche lui ha accusato un po' di deficit difensivamente, ma poi è un giocatore un po' monotematico, quando va su cerca sempre il cross col sinistro, non entra mai, non ha un minimo di dribbling o qualcosa, quindi sono tutti dei limiti che in questo momento qui, quando una squadra è in difficoltà, alla fine li avverte ancora di più. Senta Renzetti, lei è quasi un decennio che ormai è il patron del Lugano. Attualmente in panchina c'è Maurizio Iacobacci, sì. Però su quella panchina è seduto anche Zeman. Com'è andata l'esperienza con il Boemo? L'esperienza con il Boemo è stata interessante, perché noi con il Boemo in panchina purtroppo avevamo una squadra che era appena promossa dalla B alla A, e quindi non avevamo nemmeno molti soldi, abbiamo dovuto lasciarla così la squadra, però
ha dato una lezione di calcio a tutti, perché praticamente ci siamo salvati e abbiamo fatto la finale di Coppa Svizzera con poca qualità e con non i giocatori proprio tutti adatti a Zeman, no? Però lui qui ha lasciato veramente un bel ricordo, perché è una persona seria, una persona che capisce di calcio, una persona che dà valore aggiunto alle cose. E purtroppo poi alla fine della stagione lui non ha voluto più rimanere, perché per qualcuno che è abituato ai fasti italiani, dove c'è molta enfasi e tutti i giorni del calcio, venire in Svizzera sembra di andare un po' nel paese dei poveri, ecco. Non dico tecnicamente, ma a livello proprio di come si sente il calcio, ecco. Senta, a proposito del campionato svizzero, ha saputo in giornata Fabio Grosso, che disputava lo stesso vostro campionato con il Sion, e sta andando a Frosinone, manca solo l'ufficialità. Che ne pensa? Ma l'esperienza di Grosso qui in Svizzera è stata un po' come l'esperienza che ha fatto in Italia, non sono andate molto bene, ecco. Io credo che qui abbia avuto ancora un po' più difficoltà, perché comunque nel calcio l'allenatore deve avere una certa empatia, deve anche comunicare. Secondo me è un lato importantissimo. Non vedo come una persona, diciamo, come Grosso, anche se è un'esperienza internazionale, andare in Vallese con un Sion che è già un po' tutto particolare, con un'altra lingua, con una squadra in difficoltà, purtroppo non c'è. Ecco, l'avevamo sentita bene per qualche istante, ora stanno tornando un po' di ruggini sull'audio. Le faccio un'ultima domanda. Mi sentite adesso? No, adesso la sentiamo, le chiedo soltanto, mancano 8 partite al termine di questo campionato di Serie B, certo la matematica lascia ancora delle speranze, sono solite frasi che si usano, ma come si può chiudere in maniera dignitosa questo campionato, Renzetti? Ma io credo che bisogna lottare fino alla fine, perché è un atto dovuto. È un atto dovuto verso gli appassionati e bisogna farlo con i giocatori più adatti, che hanno più esperienza di rischi, ecco, nel gioco. Questa sera è dura. Tutto? Sì, è proprio a tratti, la stiamo sentendo con grandi difficoltà. Se vuol concentrare il pensiero. Scusa? No, se vuol concludere il pensiero su come chiudere questa stagione. No, io penso, appunto, l'avevo detto, forse non mi avete sentito, no? No. Credo che bisogna affidarsi a giocatori, diciamo, quelli che danno più garanzie, di prendersi dei rischi anche in attacco, nel gioco, e di vincere gli scontri diretti, quindi di non mollare fino alla fine, perché nel calcio non si sa mai. Ecco, lo so che è brutto da dire, perché... Vabbè, chiudiamo qui il collegamento con Angelo Renzetti, non vogliamo mettere più in difficoltà. Mai dire mai. Renzetti, noi la ringraziamo e la salutiamo, ovviamente in bocca al lupo per questo finale di stagione, anche nel campionato svizzero, e speriamo di rivederla a Pescara in tribuna quando si tornerà sugli spalti. Grazie ad Angelo Renzetti, collegamento effettuato con grosse difficoltà, e vorrei chiedere nuovamente a Pietro Literio la stessa domanda, perché tra poco avremo un altro ospite. In queste 8 giornate cosa possiamo chiedere? Sì, io per risponderti mi collego a quello che ha detto adesso il presidente e anche quello che ha detto prima Antonio Totò, perché adesso il presidente ha detto delle cose interessanti su alcuni giocatori, no? Descrivendo Masciangelo, descrivendo Odgaard, descrivendo Macin, no? Ha sottolineato dei limiti di questi giocatori, dei limiti soprattutto di personalità. Limiti non significa che non possono essere superati, la parola limiti non indica che sui limiti non si può lavorare, chiaramente se c'è la volontà del giocatore. Quindi se crescono in termini di personalità possono crescere anche a livello tecnico e tattico in campo, chiaramente ci deve essere la volontà, e torniamo all'adattabilità, cioè a far giocare oggi, come diceva anche il presidente, i giocatori più in forma, cioè più in condizione mentale soprattutto, cioè che entrando in campo
sono già efficienti e danno la massima motivazione, diciamo, in campo, che soprattutto sanno fare anche squadra, sanno fare anche gruppo, quindi sanno, come dire, esprimere altruismo e quindi aiutare anche gli altri giocatori. Ecco, se l'allenatore sceglie i giocatori con queste caratteristiche, possiamo finire il campionato con dignità. Ci auguriamo che sia così. La vedo un un'ultima po' cosa, Enrico, che riprende quello che ha detto Totò, molto importante, ma è stato già detto tante volte. Noi possiamo mettere l'empatia più grande che volete, le qualità migliori che volete di un leader, quindi di un allenatore, ma con un con 37 giocatori è quasi impossibile fare spogliatoio e fare gruppo, coesione. Bene, diamo la linea alla regia, torneremo in studio con un altro ospite, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ore 21 e 41 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale. Allora Andrea Costantini, ripetiamo la notizia riguardante il Frosinone, che è la notizia della giornata soprattutto. Sì, il presidente Stirpe oggi ha annunciato l'esonero del tecnico Alessandro Nesta, in addirittura d'arrivo la trattativa che porterà Fabio Grosso a essere il nuovo allenatore del Frosinone. Ricordiamo Grosso impegnato fino a poche settimane fa nel campionato svizzero con il Sion, è stato esonerato, ha risolto e ora è pronto a questa esperienza con il Frosinone. A te. Abbiamo avuto nel precedente collegamento da Lugano, anche se con qualche problema tecnico, il presidente della società svizzera Angelo Renzetti. Ora ci colleghiamo con un ex dirigente del Pescara, l'ex vicepresidente Antonio Oliveri. Buonasera Oliveri, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Come sta? Un bel po' che non ci vediamo. Beh, grazie a Dio per il momento bene, vista la situazione, già stare bene certo, è un lusso. Certo. Allora, Oliveri, uomo di calcio, decenni insieme al compianto commendator Scibilla alla guida di questa società, società che torna a vivere momenti davvero duri per il secondo anno consecutivo. Ormai siamo 8 giornate dal termine e abbiamo usato il condizionale in apertura. Potrebbe retrocedere, ma la C ormai è dietro l'angolo. Che idea si è fatto, Oliveri, di questa situazione in questo campionato di Serie B per il Pescara? Ma ho visto qualche partita del Pescara in televisione, onestamente, tecnicamente l'ho trovata inferiore a tante altre squadre della stessa categoria, per mancanza, se non altro, a parte avanzata della squadra all'attacco, con grosse carenze realizzative, e poi forse c'è anche un po' di confusione sotto l'aspetto dell'impostazione della squadra di gioco, di come questa squadra doveva essere costruita per giocare in un determinato modo, che poi nel corso dei mesi probabilmente sono state tante di quelle modifiche tecniche e tattiche che hanno un po' portato in confusione un po' tutti i giocatori, compresi gli allenatori che si sono avvicendati. Senta Oliveri, poi le chiederemo anche come si esce da questa situazione, perché nella sua lunga esperienza calcistica ha vissuto momenti simili, poi è sempre riuscito a rialzarsi. Ricordiamo l'esperienza quella del 2000-2001 con Delio Rossi, Burnic, Galleone, Rossi, anche lì ci fu una squadra allestita bene, ma si retrocesse. E poi però in Serie C avete rivinto subito, anzi avete rivinto già il primo anno, se a Catania un certo arbitro Bergonzi non avesse convalidato un gol assurdo di Cicconi. Quindi in 2 anni siete ritornati in Serie B. Però qualcosa non andò successivamente, perché ci fu un'altra retrocessione con Iaconi. Per fortuna a livello finanziario la società stava messa bene, fu ripescato il Pescara e poi ci fu la cessione del pacchetto azionario. Avendo vissuto quindi tecnicamente situazioni vicine a quella attuale, ecco, come si affronta un problema grosso, un problema del genere? Beh, i modi di affrontarlo possono essere diversi secondo i punti di vista. Noi all'epoca ci calammo subito in quello che erano le problematiche della categoria inferiore, quindi siamo trovati a dover allestire una squadra di Serie C con giocatori che avessero la mentalità subito di voler rivincere quel campionato, e ci eravamo quasi riusciti se non subivamo quel torto al Cimbali di Catania già dal primo anno. Nonostante quel primo anno che ci fu tolto, secondo me la promozione ci fu veramente strappata con grande ingiustizia, continuammo a rinforzare ancora di più la squadra e riuscimmo ad ottenere, secondo me fu uno dei campionati più esaltanti del Pescara, riuscimmo ad ottenere la promozione con la finale playoff con Martina. È chiaro che in una situazione del genere, quando c'è una retrocessione, la prima cosa che devi mettere in cantiere è una disponibilità finanziaria immediata, perché il trauma della retrocessione, degli incassi
rispetto alla categoria che adesso sta facendo il Pescara sono tanti, sono alti i differenziali tra quello che è l'introito in Serie B e quello che è l'ipotetico introito in Serie C. Quindi deve avere la forza finanziariamente di sostenere quelle che sono le spese e l'investimento per cercare di tornare a vincere e a riportare subito la categoria a Pescara, che secondo me come piazza merita ampiamente. Ecco, prima di lasciare la parola agli altri amici, le voglio chiedere, ma contano più le idee o la solidità finanziaria? Perché vediamo che in C ci sta provando il Bari con De Laurentiis alle spalle, ci stanno provando altre società, ma è proprio difficile tornare in Serie B. Ma conta la mentalità, perché ti devi calare in quella categoria immediatamente e devi cancellare tutto quello che sono le impostazioni societarie, tecniche di una squadra in Serie B. Il campionato di Serie C è completamente diverso dal campionato di Serie B, c'è molta meno tecnica, ci vogliono giocatori con forte carattere, con grande disponibilità di sacrificio, giocatori che quella categoria l'hanno vissuta e la vivono col carisma di voler lottare giorno dopo giorno e partita dopo partita in campionati difficilissimi da dover vincere. Poi è chiaro, la disponibilità economica come sempre ti aiuta in tutte le cose, quindi se hai la fortuna di creare quel mix di competenza e di disponibilità finanziaria, non è impossibile rivincere un campionato di Serie C. Non è facile, ma non è sicuramente E invece impossibile. Questi momenti come si vivono? Cioè, la proprietà del club che parte all'inizio dell'anno scegliendo un allenatore, pensando di allestire una buona squadra e poi vede che i risultati non arrivano. Ecco, dentro cosa si prova? Beh, grande delusione, forse qualche volta anche smarrimento, perché ti domandi dove hai sbagliato, su che cosa, quando, molte volte tante domande non hanno risposte. È chiaro che... Che poi, chiedo scusa se le interrompo, è successo sempre quando il Pescara Calcio ha speso, ha investito molto, ha allestito squadre importanti e spesso è retrocesso, mentre si sono vinti campionati quando si è partiti nell'anonimato. Allora il calcio davvero è vero che è uno sport particolare dove l'imprevedibile è all'ordine del giorno, però veramente difficile programmare a questo punto. Non è mai facile programmare, però se retrocedi e se le cose non vanno bene vuol dire che qualcosa è sbagliato. Ma sicuramente. Avrai sopravvalutato tutte quelle che sono state le scelte tecniche e di calciatori che hai nel frattempo acquistato e portato all'interno della rosa, o hai sbagliato l'allenatore? Cioè qualcosa di sbagliato c'è sempre. Cioè le retrocessioni difficilmente vengono per caso, quindi delle responsabilità, chi più, chi meno, all'interno di uno staff, di un'organizzazione societaria, ce li hanno un po' tutti. Non siamo infallibili, però quell'occasione, quando retrocedi, vuol dire che hai sbagliato tanto, non poco. Allora, lascio la parola agli amici. Partiamo ovviamente da Totò De Leonardis. Totò, riflessioni da fare con Antonio Oliveri? Ah, intanto ti saluto Antonio, mi fa piacere rivederti. Ciao Antonio. E soprattutto risentirti e parlare di calcio, perché insomma è la tua passione da tanto tempo. No, io ti volevo, la cosa che accosto questo campionato, l'accosto tanto a quello vostro del 2001, anzi quella era sicuramente una squadra costruita addirittura per lottare per la Serie A, insomma era chiaro a tutti, eppure finì ultimo in classifica, una processione incredibile, con un organico che sembrava eccezionale, basta parlare che so di Giampaolo Esposito, Archico in attacco, giusto per fare qualche nome, quella stagione.
A distanza di anni, voglio dire, qual è stata la causa principale? Un organico extra large, era stato poi difficile gestire dai vari allenatori, che poi sono stati 3-4, visto che poi è tornato anche De Dio Rossi alla fine. C'era un organico spropositato, che voglio dire? No, qual è l'idea? L'organico che poi durante l'anno, viste le vicissitudini, lo facemmo crescere implementando giocatori su giocatori. Io, secondo me, è detto da me, è tutto dire. Il primo errore fu portare Delio Rossi e forzare la mano a Delio Rossi per venire ad allenare di nuovo a Pescara, perché lì forzammo la mano sotto l'aspetto emotivo, forzammo la mano sotto l'aspetto personale, convincendo Delio Rossi a dover ritornare a Pescara, e quello secondo me fu il primo grande errore di quella stagione. Poi costruimmo una squadra che probabilmente non aveva le caratteristiche esatte per quello che era il gioco, che nel frattempo si era un po' modificato anche di Delio Rossi, nel senso che Delio aveva fatto già altre esperienze e forse aveva cambiato qualche sua attitudine di allenatore. Noi pensavamo di ritrovare quello stesso allenatore, ma non lo abbiamo ritrovato. Nulla togliendo la capacità poi di Delio Rossi, perché poi gli ha dimostrato negli anni successivi quelle che erano le sue caratteristiche e le sue capacità. Però il primo errore nacque dalla scelta forzata di voler portare a tutti i costi un allenatore che in quel momento probabilmente non aveva l'entusiasmo per poter tornare a Pescara. Non era più semplice confermare Galeone, scusami. Ma col senno del poi, col senno del poi ti dico di sì, col senno del poi ti dico di sì, anche se ancora all'epoca c'erano un po' di frizioni tra la società e Galeone, un po' di frizioni di filosofia calcistica, vecchie di filosofia calcistica, che poi con gli anni poi si sono smussati, perché poi il tempo aggiusta tutto e secondo me smussa quelle che sono e che possono essere le visioni sia da una parte che dall'altra. Però il primo grande errore, secondo me, che compromise quella stagione, che fu la stagione dove spendemmo di più, cioè fu la stagione dove mettemmo sul piatto della bilancia tanti di quei soldi per cercare di vincere il campionato, perché volevamo vincere quel campionato, e purtroppo andò tutto male, tutto storto, e retrocedemmo malamente, devo dire, veramente malamente. A distanza di tanti anni molti si chiedono: fu il risultato del campo della stagione 2003-2004 oppure la continua contestazione dei tifosi a farvi decidere di lasciare, di regalare, perché è stata regalata la società? No, noi regalammo la società, ma il problema non erano né le contestazioni, anche se imperversavano come sempre, né tantomeno il risultato calcistico. Il problema di quegli anni, se vi ricordate, era uno soltanto, che erano entrati a far calcio, ed erano entrati nel mondo del calcio dei personaggi che poco avevano a che fare col calcio, e quel calcio si faceva solo esclusivamente con bilanci falsi e plusvalenze. Noi non eravamo e non potevamo mettere a rischio quello che era il patrimonio aziendale che avevamo dietro la Pescara Calcio, facendo e sopportando quel ritmo di contributi non pagati da altre società, bilanci falsificati con le plusvalenze. Quelle società vincevano i campionati e noi retrocedevamo, perché non avevamo la forza economica di sopperire alle magagne dei bilanci di altre società con investimenti cospicui sul mercato. Siccome era un momento molto delicato del calcio, dove poi si è visto che poi noi retrocedevamo sul campo, e noi retrocedevamo sul campo e poi venivamo ripescati perché avevamo i bilanci a posto, perché avevamo i conti della società in ordine, e a quel punto decidemmo di non mettere a rischio e a repentaglio quelli che erano le situazioni societarie, e decidemmo di lasciare, completamente regalando la società all'allora Paterna. È anche vero che l'ambiente non vi era vicino, però l'ambiente pescarese. Sì, ma l'ambiente non è stato determinante per la scelta, però
Questo l'avreste fatto ugualmente, anche con... L'ambiente pescarese non ti era vicino, però noi nonostante tutto avevamo vinto campionati con quell'ambiente sì, che ha perso alla nostra gestione. Quindi poi anche lì l'ambiente non ti era vicino, però tu dicevi la verità e quella verità magari non era gradita dal pubblico, dai tifosi, però dicevi la verità, non hai mai detto bugie, quindi alla fine se volevi continuare il tempo ti dava solo la possibilità di avere ragione. Non abbiamo mai bluffato con quelle che erano le nostre possibilità e con quelle che erano i nostri mezzi, mentre altri probabilmente volevano rischiare azzardando, magari vincendo e poi non potendo disputare i campionati successivi. Quindi diciamo il tempo eravamo mai abituati a un ambiente avverso in quel periodo, insomma. Allora, ci sono altri amici, vediamo un po'. Il professor, il dottor Pietro Literio, un amico psicologo che sicuramente conosce Antonio Oliveri da tifoso. Pietro, sì, io vuoi dividere qualche riflessione? O sia una riflessione che anche una domanda da fare a Oliveri. Intanto la riflessione mi ha colpito quando ha parlato degli ingredienti necessari per svolgere un campionato di Serie C e, se ho capito bene, parlava di senso di sacrificio, di impegno da parte dei giocatori, no? La famosa motivazione, ecco, o la famosa fame. Quindi è importante trovare giocatori con queste caratteristiche anche di personalità motivazionali e non squadre dove ci sono le prime donne, come il Monza e vediamo i risultati, come il Paris Saint-Germain e vediamo i risultati. Più un Cittadella, no? Dove conta l'intensità, la motivazione, mi sembra. E sono d'accordo. Quindi la scelta delle caratteristiche personali dei giocatori è importante. Volevo chiedere invece a Oliveri quanto è importante la personalità invece nella sua esperienza dell'allenatore o degli allenatori con la squadra. Ma sono due componenti che secondo me necessari, entrambi. Dalla sua esperienza. In Serie C deve avere un allenatore che abbia le idee chiare e che conosca quella categoria, perché è una categoria difficile, dove non sempre la qualità dei calciatori ti consente di vincere. Lì ci vuole la conoscenza di quel campionato, la fame e la lotta su quel campionato, perché sono campi veramente duri da andare ad affrontare le squadre avversarie, specialmente se capiti in un girone che può essere il girone C, come penso possa, mi auguro di no, per l'amor di Dio, però se dovesse retrocedere Pescara potrebbe essere un girone di competenza proprio del Pescara, ed è un girone difficilissimo, lo stiamo vedendo con quello che sta succedendo in questi gironi. Il Bari può essere un esempio di una squadra che ha speso tanto ma che non riesce ad andare oltre il secondo o il terzo posto. Magari la Ternana ci sta riuscendo perché ha un organico un po' più adatto alla Serie C, con qualche indubbiamente qualità di qualche calciatore che ti possa fare la differenza, però bisogna trovare i calciatori che si sappiano adeguare a quella categoria, che sappiano affrontare quelle squadre con una determinazione che non deve essere seconda a nessuno e che deve essere la determinazione che ti porta dalla prima alla fine, all'ultima partita di campionato, concentrato, con la voglia di voler vincere, perché anche quella è necessaria. E aggiungerei anche molto l'unità di intenti e la collaborazione forte tra allenatore e staff dirigenziale, la dirigenza, il presidente, penso che conti molto. Io lo porto per scontato quello, perché se non c'è unità di intenti si perde prima di cominciare. Anche nelle difficoltà. Ma noi in quegli anni di Serie C dove abbiamo vinto quasi due campionati, abbiamo avuto anche dei momenti in cui Ivo Iaconi è stato messo in discussione, ma nel momento in cui abbiamo messo in discussione Ivo Iaconi, i primi a metterci in discussione siamo stati noi, cioè a decidere quello che dovevamo e che volevamo fare. Quando abbiamo capito che la strada che avevamo intrapreso, anche se c'erano momenti durante il campionato di difficoltà, era giusta e che Ivo Iaconi in quel momento era l'allenatore giusto al posto giusto, la squadra ha cambiato passo. Noi prima di vincere il campionato venimmo sconfitti in casa dall'Avellino,
Quella sconfitta fu devastante all'interno dello spogliatoio quella domenica. Da quella sconfitta potevamo uscire ancora più sconfitti prendendo delle decisioni sbagliate. Io mi ricordo, ma lo dico perché ci stanno ancora tanti calciatori che orbitano su Pescara e che lo possono testimoniare. Io entrai nello spogliatoio e dissi che da quella domenica in poi noi ne venivamo fuori vincendo tutte le partite una dietro l'altra senza nemmeno preoccuparci più di tanto. Cioè in quel momento devi avere la forza di capire se la squadra e se l'allenatore è in condizione di cambiare la marcia, di cambiare, di mettere un'inversione di marcia su quello che era successo. E quel gruppo aveva la volontà, quel gruppo voleva giocare la sera stessa l'altra partita successiva per dimostrare che quella era stata una sconfitta non meritata e che quella doveva essere la sconfitta della nostra svolta. E da lì in poi noi vincemmo tutte le partite, ma vincemmo le partite giocando contro squadre forti, ma vincendo facilmente in mezzo al campo senza avere nessun tipo di preoccupazione. Però la forza nasce dal gruppo, dalla convinzione che la società trasmette, che l'allenatore riesce a recepire e a sua volta a trasmettere nei confronti dei calciatori. Riccardo Klinka. Grazie. Presidente, lei immagino che abbia seguito le ultime vicissitudini che sono successe a Pescara. Nella situazione attuale, lei presidente cosa farebbe? Beh, io mi giocherei tutto per tutto cercando di proteggere la squadra in una situazione del genere, cercare di creare un gruppo coeso che possano essere 5, 10, 15, 20 calciatori. Ma cercherei di vincere tutte da qua alla fine, giocherei tutto per tutto, anche perché non resta che quello. Io in questo momento, secondo me, ci sarebbe da fare ritiro da qui alla fine del campionato, un ritiro lungo, ma un ritiro proprio di missione, perché questa potrebbe essere la vera missione del Pescara in questo momento. Quella di cercare di vincere tutte le 8 partite che rimangono, o la va la spacca, tanto ormai peggio della retrocessione a questo punto non può arrivare a niente. Quindi a questo punto ci sarebbe da cercare di creare quel minimo di coesione che ci può essere all'interno dello spogliatoio, insieme all'allenatore, insieme alla società, per cercare di sbalordire un po' tutti, perché è l'unica cosa che possa oggi come oggi rimanere a questo discarico. E non c'è altra maniera che poter fare tutto ciò cercando di creare o ricreare o impostare un gruppo, facendo anche delle scelte che possono non essere condivise dall'esterno, però le scelte vanno fatte dall'interno, perché chi vive lo spogliatoio, chi vive la società ha il polso della situazione, quindi in quel momento, nel momento in cui li fai, puoi essere anche criticato dall'esterno. L'importante è che quando li fai con coscienza piena, con massima serenità e con la volontà di tirarti fuori da questa situazione. Francesco Di Francesco. L'analisi dell'amico Antonio è perfetta, soprattutto in proiezione prossima per queste ultime 8 giornate. Credo che sia un tantinello difficile da realizzare, perché forse segnali forti la società del Pescara l'avrebbe dovuto già dare. Continuo, c'è chi mi dice non si possono mettere i giocatori fuori squadra, non si può fare questo, non si può fare quell'altro, i regolamenti sono cambiati. Io decido che pago il giocatore, sono giocatori professionisti e gli devo mettere a disposizione un allenatore professionista, quindi non un dilettante contando di patentino, e si allenano a parte dal gruppo, e questo potrebbe essere ovviamente un segnale, ma secondo me andava fatto prima. Così come poi non c'è ricetta vera, certa, sicura per la costruzione di una squadra per vincere il campionato. La domanda, se è una domanda per Oliveri. Non ho capito, Antonio, scusa. Se è una domanda per Oliveri. Ah, se è stato mai, arrivavo, se è stato mai in questi anni tentato di rientrare nel calcio, ma tentato seriamente, diciamo così, se si è mai svegliato la mattina e ha detto, ma proviamoci un po'.
No, ancora non è arrivato quel momento, quindi quella sensazione ancora non c'è. Ma se dovesse arrivare questa sensazione, torneresti a fare calcio? Oppure, perché capito, mo passano gli anni, quindi prima eri un quarantenne, adesso sei un cinquantenne avanti, capello grigio, insomma, cambiano i tempi. Magari se mi viene voglia lo faccio con un pizzico di esperienza in più, tu che dici? Ah, boh, quello è sicuro. Andrea Costantini, chiudiamo il giro per Antonio Oliveri. Buonasera, buonasera Oliveri, lei ha detto a inizio collegamento ha visto tante volte il Pescara inferiore alle altre squadre, però molti dicono che la rosa del Pescara è una rosa importante, l'ho detto lo stesso presidente Sebastiani. Ecco, secondo lei questa classifica dipende da una rosa assemblata male o dal fatto che c'è stata una gestione non oculata delle dinamiche di spogliatoio da parte della dirigenza e degli allenatori? E poi le chiedo anche se in caso di retrocessione il modello Pescara può essere rimesso in discussione, perché c'è un presidente molto operativo sul lato tecnico, se non è il caso di un modello nuovo, cioè di un presidente che delega molto da un punto di vista tecnico ai suoi collaboratori più di quanto avvenga in questo momento. Ma rispondo alla prima, i fattori che portano a questa situazione possono essere tanti. La squadra tecnicamente può essere giudicata ottima, ma allestita con un mix di calciatori probabilmente non compatibili tra di loro. Poi bisogna vedere se ci stanno problemi all'interno dello spogliatoio. Questi problemi un po' alla luce esterna vengono un po' fuori, ma vengono poi mitigati da tanta omertà che giustamente nelle squadre di calcio non manca mai. Per quanto riguarda la nuova struttura calcistica e dirigenziale del Pescara, non mi permetto di dare consigli più di tanto, perché non vivendo dall'interno le situazioni faccio fatica a poter dar consigli. È chiaro che mi rendo conto che dal punto di vista tecnico una persona che possa in un certo senso coadiuare il presidente lo ritengo quasi indispensabile nel mondo del calcio, perché un presidente può avere tante altre cose a cui da curare, da dover seguire, e forse l'aspetto tecnico vero e proprio tutto questo tempo a disposizione fa fatica ad averlo, quindi un buon direttore sportivo è chiaro che se ha la stessa filosofia di quella che la filosofia dirigenziale aiuta sempre, che se ne dica, perché sono figure secondo me nel mondo del calcio che ancora hanno la loro importanza. Siamo per chiudere il collegamento con Antonio Oliveri, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, altrimenti faccio un'ultima riflessione con Antonio Oliveri. Allora, Avrei quest'altra curiosità, visto che prima ha parlato della Ternana, sempre riferendosi al campionato di Serie C. Prima lei ha detto, Oliveri, che vale molto la fisicità, no? Avere giocatori di categoria, però diciamo che la Ternana ha investito molto e ha una squadra anche molto tecnica, cioè si può arrivare anche a vincere un campionato avendo una squadra molto tecnica e non solo una squadra di gente che sa correre, che si impegna, che conosce la categoria, che punta molto sull'agonismo? Beh, la tecnica è sempre importante, non si discute, non la rinnega nessuno la tecnica, però oltre alla tecnica in quella categoria ci vogliono i giocatori che si sanno adattare a quella categoria. Io vedo che per quelle che sono le partite che ho visto in Serie C, partite tecniche ne vedo poche, spunti di calciatori che tecnicamente si fanno vedere ce ne stanno sempre meno, c'è molta fisicità. Io mi ricordo che noi avevamo a centrocampo un giocatore che era per noi determinante, era Guido Di Fabio, dove con tutto il rispetto per Guido, di tecnica non è che ne avesse poi così tanta, però era un giocatore che dava carisma, che lottava, che combatteva, che riusciva a dare alla squadra quella grinta, quella determinazione, e magari riusciva a far giocare meglio anche il giocatore tecnico con quella che era la grinta che questi calciatori mettevano a disposizione sul campo.
Olivieri, per chiudere, allora, dopo tanti anni, vedere apprezzato e riconosciuto il lavoro del passato, che significato ha? E siamo stati onesti, che abbiamo sempre parlato con la verità, quindi la gente ha avuto la possibilità di verificare col tempo che quelle che erano le cose che negli anni dicevamo e portavamo avanti non erano né bugie né millanterie. La gente alla fine sa individuare poi chi dice le cose, chi le dice seriamente e chi le dice con l'intenzione di ingannare il tifoso. Noi abbiamo sempre fatto calcio manifestando quelli che potevano essere all'epoca i nostri limiti, gli investimenti che potevamo fare li mettevamo sul campo a disposizione, tutti quelli che non riuscivamo a fare dichiaravamo di non essere in condizione di poterlo fare. Alla fine la gente, se non altro, ci ha riconosciuto l'onestà di quello che è stato il nostro modo di gestire la pesca da calcio. Il tempo è sempre galantuomo, no? Come si suol dire? Il tempo è sempre galantuomo, sì. Se mi consenti, Enrico, sì. Colgo l'occasione e approfitto del mezzo televisivo per voler ricordare l'avvocato Valente, il nostro certo. Compagno di tante avventure calcistiche e non solo calcistiche, a fianco al mio suocero. Una figura per noi importante che voi avete conosciuto e apprezzato in tutti gli anni a Pescara di nostra presenza e di nostra gestione. È scomparso da qualche giorno e lo voglio ricordare con affetto perché era una figura molto importante, una persona veramente molto amabile, una persona per bene. Eccolo qui, la nostra regia ce lo propone. Nel mondo di oggi quelle figure, queste persone purtroppo mancano ed è una figura per noi che è venuta a mancare da poco, ma già manca tanto. Grazie per averlo ricordato, ancora un abbraccio alla famiglia dell'avvocato Sergio Valente. Grazie Antonio Oliveri per aver partecipato alla nostra trasmissione. Ci grazie a voi. Vederla ancora presto, sia allo stadio sia in TV. E ovviamente anticipiamo gli auguri di buona Pasqua a lei e alla sua famiglia. Grazie ancora. Grazie, tanti auguri anche a voi. Tanti saluti. Arrivederci. Allora andiamo in pubblicità prima dell'ultimo quarto d'ora di trasmissione. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970, Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:19 minuti, rientriamo in diretta nell'ultima parte di questo numero di replay, dove ovviamente si parla poco di tecnica, anche perché di tecnica ne abbiamo visto veramente ben poca in campo. Allora, con i nostri amici ancora collegati, quindi con Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Klink e Pietro Literio, vorrei commentare ieri sera un top player della panchina, Massimiliano Allegri, che fa parte della storia del calcio pescarese. E su Sky, nella trasmissione di Fabio Caressa, il club, lo Sky Calcio Show, ha parlato per quasi due ore, ha fatto anche qualche riferimento all'esperienza pescarese. Ecco, vi riproponiamo soltanto due minuti di una trasmissione davvero speciale, quindi complimenti a Sky per averci regalato queste emozioni, perché si parla di calcio ad alti livelli. Ecco qualche brano di questa splendida trasmissione. Quando mi domandano, no, ma l'allenatore, ma cosa vuoi spiegare? L'allenatore non si spiega. Cioè, come fa a spiegare come si fa l'allenatore? Perché ci sono, innanzitutto dico che ci sono due allenatori. Cioè, l'allenatore dal lunedì al sabato che fa un tipo di mestiere, la domenica è tutta un'altra roba. Cioè, non c'è un mila niente in tutto, ve la fa tutta la settimana. Perché la partita è situazioni, gestione, che ne sa se dopo 5 minuti ti buttano fuori uno? Certo. Cioè, la gestione dell'imprevisto è un lavoro di, che non rientra né nella tattica, né nella non rientra da nessuna parte. La gestione della settimana, siamo stati voi a grandi livelli, io no, però tutti i giocatori, da giocatore avevi un modo, da allenatore il modo di parlare alla squadra, parlare al singolo giocatore, dargli una punizione, non dargliela. Non c'è mai scritto sui libri. Quindi ecco perché io mi sono battuto e mi batto ancora sul fatto che, senza togliere niente a quelli che organizzano i corsi, va bene, però la gestione delle risorse umane è fondamentale. Ma questo vale nel calcio, ma vale in tutte le aziende.
Io qui ho leggevo tra l'altro Galeone, che parla ogni tanto di te, tuo padre reputativo, ha detto che hai rifiutato quattro squadre, Real Madrid, ma no, aspetta, cioè, noi abbiamo questo giochino, ci fermiamo un attimo, ci sono da vedere due gol, poi rientriamo e mi dici a quanto hai detto di no, quattro, qualche cinque. No l'hai detto, dai. Qualche no l'hai detto, dai. Qualche no l'hai detto, anche, dai. Anche 25 anni, 35 anni fa dissi una volta di no. Ogni volta che ci vediamo dici di ricordare una cosa. Un tuo vizio. Lì c'è la leggenda del, che l'hai lasciata poverina, no, che non era vero. Sì, non era vero, era giorno prima, giusto? Sì. Era giorno prima, vabbè, allora. Un anticipo. Vabbè, allora. Ed era già in vacanza lui. Sì. Vabbè, lasciamo perdere Max, poi ne parliamo nel senza giacca, quella roba. Quest'altro mondo allegriano. Davvero strepitoso Max Allegri, che ci fa rievocare un passato che forse non tornerà più per le emozioni che ci ha regalato. Vi lascio commentare quanto avete visto ieri sera, vorrei partire da Francesco. Che è sempre un piacere, ha detto una cosa importante, l'allenatore fida lunedì al sabato è un tipo di lavoro e la domenica ne è un altro, la storia è piena di allenatori bravi nel preparare le partite e poi a volte si vedono allenatori che di solito si dice ma porca miseria, se metà della tribuna ha visto una cosa, quello della panchina che fa? Non lo vede che deve cambiare quel giocatore o cose del genere? E sotto questo aspetto è perfetta la foto di Max. Riccardo, non so se hai visto la trasmissione. L'ho vista tutta. Se ti ha colpito qualcosa in particolare. No, mi ha colpito il fatto che Max Allegri è stato messo in discussione dal Milan e poi anche dalla Juventus a favore di allenatori che non sono un centesimo di quanto ha fatto vedere lui, sia per quanto riguarda l'allenatore sia per quanto riguarda l'uomo. E quindi rimango veramente sbalordito che un allenatore di questo livello, che è uno di quelli che si possono contare sulle dita di una mano, siano a spasso, diciamo, non ricoprano prestazioni importanti, e vedere sulle panchine squadre illustre. Anche per sua scelta, Riccardo. Sì, però vedere sulle panchine di squadre illustre veramente allenatori che sono, come ti posso dire, incommentabili dagli organici che hanno e dai risultati che stanno raccogliendo. Pietro Literio, quante emozioni ci hanno regalato Galeone, Allegri? Ricordo bene tutti. Però Allegri adesso, io questo filmato non l'avevo visto, lo andrò sicuramente a scaricare, a rivedere bene, perché mi riguarda direttamente. Lui ha detto due cose secondo me fondamentali. Innanzitutto ha parlato della leadership dell'allenatore e ha detto anche come sono importanti determinate caratteristiche di personalità dell'allenatore, come la flessibilità, la gestione dell'imprevisto, no? Quindi queste sono caratteristiche che fanno parte del leader. Solo che l'allenatore non può fare anche il motivatore e il gestore delle risorse umane. È importante che venga affiancato e sostenuto da un esperto in questo campo, che è uno psicologo dello sport o uno psicologo del lavoro, perché non può sapere tutto l'allenatore. Ecco, poi ci sono allenatori che sono più dotati naturalmente di queste, grazie alle proprie caratteristiche di personalità, ma non è un lavoro che si improvvisa la gestione delle risorse umane. Dottor Leonardi, per chiudere, hai seguito sì ieri sera? Tutto ovviamente, sì. quasi me la rivedo, perché è stata la cosa più bella finalmente di questo calcio fatto soltanto di tattiche, di moduli, è stato veramente riscoprire quello che è il calcio con quest'ora, ora e mezza di Max. Tra le altre cose che ha detto pure quella storia della costruzione dal basso, dice sì, va bene, si è sempre fatto, però mica ci ha ordinato il medico che se rischi di perdere la puoi buttare via, buttala via la palla. Insomma, è stata una cosa, quasi una lezione di calcio in questa epoca di calcio malato, secondo me, eccezionale, così come l'abbiamo conosciuto a Pescara quando era ancora ragazzo, chiamiamolo così, che era è arrivato come un giocatore ancora da scoprire, dopo due settimane
era, Galeone lo chiamava sentenza, nel senso che parlava con l'allenatore, diceva cose da, che avrebbero, che doveva far pensare che un giorno sarebbe stato anche un grande tecnico. Eccezionale. E si ribadisce sempre quel concetto che il calcio è materia semplice, forse la complicano loro, la complichiamo noi questa materia, ma alla fine, come dice Max, il portiere deve parare, il difensore deve difendere, l'attaccante deve fare gol, poi tutto il resto passa in secondo piano. No, ma soprattutto ha ribadito che sono soprattutto i giocatori quelli che fanno, che vincono le partite. I meriti dell'allenatore sono altri, voglio dire, no, sicuramente senza giocatori non avrebbe nessun merito. È detto da lui, insomma, che ha vinto 5 scudetti di fila. Sei scudetti, sono, credo che nessuno, sicuramente, anzi nessun allenatore in circolazione ne ha vinti. Solo una parentesi. Sì. L'allenatore è importante ed è fondamentale nel creare le condizioni per permettere poi ai giocatori, cioè alle risorse umane, di esprimersi al meglio. Rivediti la puntata, Pietro, perché è veramente molto interessante. Sì. Andrea, qualcosa da tifoso della Juventus? No, io intanto una... Rimpianti! Beh, rimpianti ce ne sono, però sarebbe anche sin troppo semplice parlarne in questo momento. No, io ti riporto un attimo... No, ma prima, dovevi parlare prima! Assolutamente. Chi straparlava prima ora forse sicuramente si sarà dovuto un po' ricomporre, mi fermo qui. No, tornando un attimo al Pescara, un ex giocatore del Pescara, a proposito di notizie di giornata, Enrico, non l'abbiamo detto, lo facciamo ora, Damiano Zanon, non ancora appeso gli scarpini al chiodo perché è tornato all'Aquila Calcio, che aveva lasciato a inizio stagione, era andato ad Ancona, ma il campionato di eccellenza ripartirà con 7 squadre il prossimo 11 di aprile e Zanon torna a far parte della rosa dell'Aquila Calcio. Questo è l'annuncio di oggi del club rossoblù. A te. Salutiamo anche Damiano Zanon, uno dei protagonisti di quella splendida cavalcata con Zeman in panchina. Si chiude qui anche questo numero di replay, ci saremo anche lunedì prossimo, nonostante la sosta di campionato. Grazie a Maurizio Dagui, grazie a te Andrea, ringrazio Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Dalla, Riccardo Clinco e Pietro Literio. Abbiamo avuto collegati il presidente Lugano Angelo Renzetti, l'ex vicepresidente Antonio Oliveri. Vi aspettiamo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.